Quindi giornate come questa sono anche un modo per contarsi, in fondo, in questo, su questo che stiamo dicendo, insomma. No, noi non, oggi vogliamo discutere. Nei congressi hanno votato, dei pronunciamenti ci sono, voteranno. Questa è un'assemblea, vorrei far notare, che non è mai stata fatta. Noi abbiamo chiesto a tutti i delegati e le delegate elette nei direttivi, cioè votate dagli iscritti nei congressi, di riunirsi e di discutere assieme, perché noi pensiamo che ci sia bisogno di allargare la partecipazione alle scelte della vita dell'organizzazione e abbiamo bisogno di rafforzare l'idea che il sindacato senza i diritti, senza i lavoratori, senza i delegati non va da nessuna parte. Il sindacato non è una persona sola al comando, uno da solo non va da nessuna parte e noi abbiamo bisogno di utilizzare tutta l'intelligenza delle persone che lavorano, che scelgono collettivamente di provare a cambiare la loro condizione. Questa cosa non è solamente per contarsi verso la CGIL, questa cosa è per intraprendere, iniziare quella che deve essere una mobilitazione sociale all'interno di un percorso più ampio di quello che è la CGIL. È una battaglia di cittadinanza, una battaglia per la difesa della democrazia nei posti di lavoro e dentro la società, non è solamente dentro la CGIL. Però diciamo che Renzi a voi ha convinto un po' meno di quanto abbia convinto la Camusso, possiamo dirlo? Diciamo che la Camusso all'inizio era molto convinta, non a caso ha detto che sembrava che Renzi avesse letto il suo documento congressuale. Dopo aver minacciato lo sciopero generale, poi dopo non aver fatto più niente, sicuramente da quello che ho capito Renzi non è stato spaventato. Noi a Renzi abbiamo mandato una lettera alla Segreteria Nazionale, in nome per conto del Comitato Centrale, ha mandato una lettera dove sono riportati i contenuti del documento programmatico. E diciamo che ci sono delle aperture che in passato non erano mai state fatte, come la detassazione dei salari, come la tassazione delle rendite. Ci sono forti punti di criticità su quello che sono i contratti a termine, quello che si va a ridefinire come mercati del lavoro e diritti del lavoro. Se Renzi continuerà su questa strada, noi, indipendentemente dall'interlocutore, saremo costretti a ritornare dai lavoratori, insieme ai lavoratori, costruire quella che sarà una mobilitazione. Possiamo dire che in questi mesi la distanza, pur rimanendo all'interno della FIOM, della CGIL, è aumentata a piccoli passi. Iniziative come questa possono essere definite anche un modo per contarsi. È un modo per ribadire alcuni principi di carattere generale. Il principio di carattere generale fondamentale in questa fase è la democrazia, cioè la consultazione che deve essere fatta sul testo unico, che è un testo che ridefinisce le regole della rappresentanza, se ne fanno una volta ogni 20-30 anni. Bisogna discuterlo fra tutti i lavoratori. Il governo Renzi piace molto di più a Camusso e alla CGIL in generale che a voi. Questo è stato inevitabilmente un problema, continuerà ad essere un problema la democrazia all'interno del sindacato più grande d'Italia? Beh, certo, cioè, diciamo che si è un po' spesa questa cosa come un fatto individuale tra Camusso e Landini, ma in effetti quella famosa firma coatta, perché noi, cioè, diciamo che bisognerebbe definirla così, cioè all'insegna proprio del non sapere che noi avevamo, diciamo che è stata una sorta di mancanza totale da parte della CGIL nazionale non chiedere l'effettività, magari anche referendaria, di una decisione a livello nazionale. E quindi se già anche all'interno del sindacato più grande d'Italia dobbiamo paragonarci, oppure dobbiamo far entrare dalla finestra ciò che la FIOM da Pomigliano ha cercato di far uscire dalla porta, cioè la risposta è tutta lì. Ottima la risposta per questa riunione indetta dei delegati FIOM. Diciamo, potremmo dire un modo per valutare la forza del dissenso all'interno della CGIL, un modo per pesarsi, ma forse la sede opportuna per pesarsi era quella del congresso. Io penso però sì che non sia un modo per contarsi, sai, era il congresso proprio il posto per contarsi e credo che sia stato un errore il fatto di fare da parte della maggioranza della FIOM un errore fare il congresso insieme al gruppo dirigente attuale della CGIL, insieme alla Camusso che poi guarda caso il 10 di gennaio gli ha appunto firmato questo accordo qui. Quindi credo sia stato un errore e anche un'occasione sprecata, credo. Soluzioni adesso? Possibilità di manovra? Allora, io penso questo, adesso c'è una consultazione su questo accordo, ma una consultazione che io credo sia di fondo sbagliata. Primo perché questo accordo lede diritti indisponibili e non è che se lo voteranno i lavoratori sarà meno illegittimo.
E poi perché insomma le regole minime di trasparenza e di democrazia in questa consultazione non ci sono, quindi bisognerà capire che cosa succede nelle altre categorie, dove temo che sarà un plebiscito di sì per questo accordo. E quindi io credo una cosa, che questo accordo vada rigettato, rimandato al mittente, la CGIL deve ritirare la firma da questo accordo qui. I numeri, non è per contarsi, però i numeri sono buoni, la risposta è stata enorme oggi. Beh sì, certo, questo è un fatto importante, del resto se guardo anche i metalmeccanici iscritti alla FIOM come si sono pronunciati, devo riconoscere che le proposte fatte dalla FIOM hanno avuto il consenso della maggioranza dei lavoratori della FIOM. Quanto potranno incidere dentro la CGIL a questo punto, questa massa critica così ampia? Noi siamo una parte, se guardiamo rispetto su 5 milioni di iscritti, gli iscritti alla FIOM sono il 6%, il 7%, se uno dovesse semplicemente discutere dei numeri, uno sa la partita prima ancora di cominciare. Qui il problema non è quanto conta ognuno, qui il problema è la forza dell'idea e avere la possibilità di confrontarsi su diverse. Cioè io penso a un'organizzazione democratica dove uno possa usare la sua testa e che non è che voti in un modo o in un altro perché sta con la FIOM o sta contro la FIOM. Dovrebbe prevalere il merito dei contenuti. Io vorrei un'organizzazione democratica dove le maggioranze e le minoranze non sono precostituite ma si costituiscono sui singoli temi e sulle singole scelte sindacali che si debbono fare. Oggi non c'è. Oggi non è così. Oggi questo processo di democrazia va realizzato, oggi mi permetto di dire, questo vale per la FIOM, non sto dicendo che la FIOM è democratica e il resto della CGIL, no, dico che tutta l'organizzazione deve aprirsi e sviluppare un processo di democrazia molto più ampio di quello che c'è adesso. Bisogna avere il coraggio di mettersi in discussione, quando rispondi al voto dei lavoratori non lo sai prima come va, lo sai dopo e devi avere l'umiltà di provare realmente a confrontarti.